Vittoria numero 18 per la Nocerina, che dimentica in fretta l'amarezza per la mancata finale di Coppa Italia e riprende a marciare spedita verso la promozione in Serie B. Ma quella contro la Ternana non è stata per la squadra di Auteri una partita facile. Nonostante assenze importanti, al San Francesco gli Umbri hanno disputato una buona gara, mettendo più volte in difficoltà la difesa locale. Ospiti già pericolosi all'ottavo, quando Nolè reclama un calcio di rigore, una protesta che forse distrae troppo qualche giocatore rossoverde, visto che nell'immediata ripartenza la Nocerina trova il vantaggio. Inutile l'intervento di piede compiuto da Visi su Castaldo, pronto ad intervenire c'è infatti Negro, che al secondo tentativo non si lascia sfuggire l'occasione per far centro. Trascinata dal vivacissimo Nolè, al 14esimo la Ternana manca il bersaglio con Nitride, mentre al 24esimo la Nocerina sfiora il raddoppio con Catania, che colpisce la traversa. Prima del riposo Umbri ancora vicini al pareggio, ma Di Maio respinge sulla linea la conclusione a botta sicura di Tavares. Alla ricerca del gol sicurezza con Castaldo e De Liguori, nella ripresa la Nocerina controlla meglio l'iniziativa di una Ternana via via meno lucida, anche se al 33esimo Gori è chiamato all'intervento, salva risultato sul tiro di Tozzi Borsoi. Poi è Castaldo, appena 3 minuti dopo, a sprecare l'ultima opportunità dell'incontro, un errore che comunque non rovina la festa dei tifosi rossoneri.